I grillini taurianovesi si mobilitano per il no al referendum costituzionale del 4 dicembre. A sostenere le ragioni del movimento nella centralissima piazza Macri è arrivato il senatore dei 5 Stelle Nicola Morra. Il parlamentare, salito sul palchetto allestito dagli attivisti, ha sciorinato le varie ragioni per cui il movimento fondato da Grillo e Casaleggio si è schierato convintamente per il no. A partire dal principio, chiarisce il senatore, che la Costituzione non può essere modificata solo da una parte politiche, soprattutto cambiate in peggio. Per Morra il referendum è l'ennesimo tentativo del governo Renzi di sviare l'opinione pubblica dai problemi reali del paese. Perché intanto questo referendum è l'ennesimo tentativo di sviare l'attenzione dell'opinione pubblica dai problemi reali del paese. Soprattutto in Calabria sappiamo che i problemi reali sono mancanza di lavoro, sottoccupazione, emigrazione giovanile, lavoro nero, corruzione, criminalità organizzata. Contro queste piaghe il governo ha fatto ben poco, e se qualcosa ha fatto addirittura ha ottenuto risultati controproducenti. Ci si vuole far credere che con 57,8 milioni di euro di risparmi si potrà ottenere addirittura un progresso dello 0,6% annuo per 10 anni del PIL. Noi ricordiamo a tutti che il bilancio dello Stato è di circa 840 miliardi. Se fosse vero quello che dice Maria Elena Boschi, cioè che la riforma comporterà risparmi per 500 milioni, provate voi tutti a dividere 840 miliardi diviso 0,5. Il quoziente è 1680. Io credo che, per esempio, intervenendo semplicemente su Calabria Verde o su tante altre partecipate della regione Calabria, si potrebbe ottenere un risparmio maggiore. Detto questo, noi siamo impegnati dappertutto, andiamo anche quando necessario e quanto basta in televisione, però soprattutto ci mettiamo al confronto con i cittadini e anche con i sostenitori delle ragioni del sì, come sto per fare a Palmi, affinché tutti quanti possano decidere con la loro testa, perché se vogliamo recuperare la cittadinanza lasciando alle spalle una condizione di sudditanza, dobbiamo iniziare ad attivare il nostro cervello. In ultimo concludo dicendo che sabato ci sarà un importante evento a Cosenza a cui parteciperà una dozzina di parlamentari. Ci sarà Paola Taverna, Barbara Lezzi, Carlo Sibilia, Roberta Lombardi, Alessio Villarosa e diversi altri, per mettersi a disposizione dei cittadini e per poi spiegare le ragioni del no in una maniera innovativa, perché noi dobbiamo essere valutati per i contenuti che proponiamo e per gli esempi concreti che dimostriamo di poter mettere in essere. Poi le persone debbono continuare ad essere libere, forse non lo sono state in passato, adesso poco alla volta ci si sta liberando. Un'ultima domanda, proprio un'ultima: un no convinto al referendum, ma anche un no convinto a questo governo regionale? Guardi, che io sappia, entro il mese di novembre ci potrebbe essere un pronunciamento della Corte Costituzionale in fausto per Mario Oliverio, ma molto molto fausto per i calabresi. Però poi dovranno essere i calabresi a decidersi sul loro futuro, perché se prevarrà come al solito la logica dell'armiamoci e partite, oppure del ma c'è mio cugino che si presenta, noi non cambieremo mai sistema. Noi abbiamo necessità di operare una rivoluzione culturale innanzitutto nelle nostre teste. Se saremo in grado di farlo, può darsi che ci sia un futuro per una terra straordinaria, bellissima, ma mi lasci dire anche maledetta per le potenzialità che non sfrutta, perché io ricordo a me stesso che questo era il territorio che ha gemmato Sibaris, e Sibarita tuttora nei nostri vocabolari significa raffinato, lussuoso, ma anche il territorio che permette Anime Nere, che è un romanzo che ha poi alimentato un film che tutti quanti probabilmente conosciamo e di cui siamo tristemente innamorati.